La Sangiovannese continua il mercato per portare in casa bianco-azzurra nuovi giocatori. L'ultimo arrivo alla corte di Jacobelli è stato Emanuele Bindi, centrocampista centrale classe 1996, proveniente dal Chiusi, ma ha già avuto esperienze in Serie D con la Pianese, allenata proprio dall'attuale trainer della Sangiovannese. Il calciatore inizierà gli allenamenti insieme a tutti i giocatori del Marzocco martedì 25 luglio, che darà inizio alla stagione dei biancoazzurri. Per quanto riguarda le trattative con Lorenzo Bindi e Cristian Coaudio, vanno avanti con qualche problema di accordo. Per questo la società non vuole farsi trovare impreparata. Infatti ci sono dei contatti con il Tutto Cuoio per Federico Papini, terzino classe 1999, il quale ha passato la scorsa stagione nella Beretti Neroverde. La Sangio ha inoltre già ufficializzato delle amichevoli per le prime sgambature stagionali. La prima partita sarà contro la rappresentativa disoccupati domenica 30 luglio alle ore 17:30 allo stadio Virgilio Fedini. La seconda partita ci sarà giovedì 3 luglio, però con ancora la squadra avversaria da definire. La terza amichevole avverrà sabato 5 agosto alle ore 21 allo stadio Buitoni di San Sepolcro contro i Biturgensi. Il quarto match sarà contro la Bucinese, giovedì 10 agosto in quel di Bucine alle ore 18. Infine, l'ultima partita da affrontare per i biancoazzurri sarà domenica 13 agosto allo stadio Goffredo del Buffa contro la Valdarno alle ore 18.